Mantra Sound. A radio do suburgo, pela underground, se mexa no teu giorno. Mantra Sound. Ok, siamo sempre qui al The Voice Club in Corsico Milano e il primo ospite in intervista abbiamo Lalla Francia ai nostri microfoni. Ciao Lalla e benvenuta ai microfoni di Mantra Sound. Ciao Mirko e ciao a tutti. Allora, dobbiamo ricordare che niente, a partire dalla tua carriera dovremo andare un po' indietro, però prima di tutto dobbiamo dire che tu sei stata la corista di questo grandissimo artista che è Alessandro Bono, quindi mi potresti dire, tu che sei stata a stretto contatto con lui, qualche nozione in più, dato che hai avuto questo stretto contatto, hai partecipato con lui, tutto, penso, backstage. Sì, noi l'abbiamo conosciuto come pubblico e ci ha trasmesso un qualcosa, ma tu penso che mi potresti dire qualche cenno in più. Sì, guarda, io ti posso raccontare un'esperienza bellissima che abbiamo fatto. Siamo andati a fare Doc, che era questa bellissima trasmissione che c'era su Rai 2, dove c'era tutto in diretta con due palchi, c'era quasi sempre un artista italiano e un artista straniero ospite. Sì. Per un 3-4 giorni, tutti i giorni in diretta, si suonavano dei pezzi live, cose che adesso sono impensabili. Sì, sì. Okay. Quindi noi abbiamo fatto questa cosa bellissima con Alessandro, ci siamo conosciuti in quell'occasione. E vabbè, io conoscevo la famiglia, suo papà, perché lo studio di registrazione era dove ho lavorato con Battisti, con Pappalardo, con la Formula 3, con tutti questi che... Sappiamo. Ecco, so vecchia, non si vede ma so vecchia. No, si vede come... Anche col grande Fausto Leali. Ma con Fausto, con Francesco De Gregori, con tutti, insomma, con tutti. E, per cui conoscevo un po', diciamo, la famiglia, così, papà, eccetera, e Alessandro non l'avevo mai conosciuto. L'avevo sentito, mi piaceva molto e devo dire che sono rimasta come poche volte colpita nella mia vita. Un po', forse se vuoi, questo suo aspetto che era veramente un angelo, questi occhi pazzeschi, questi capelli, questo, comunque questo sguardo sempre un po' velato di malinconia che era... capivi che era un ragazzo molto profondo. Sì, era la sua caratteristica. Sì, assolutamente sì. Sì. E comunque era anche uno molto gioioso e poi aveva proprio un bel senso musicale, funky. Cioè io sul palco con lui mi sono veramente divertita. Ti racconto questa cosa velocissima. Noi, certo. Allora, noi eravamo lì ad hoc, facciamo tutto quanto, c'era Pietro, c'erano Max Furian, insomma tutto il gruppo storico suo. Siamo con il fantastico Pulmino. Sì. Che da Roma torniamo a Milano. Siamo altezza tipo Monteporzio, comunque appena fuori l'autostrada. Sì. Stiamo tornando e vediamo una macchina della polizia che ci spaletta così. Alessandro era andato a Milano in aereo, da vera rockstar, e noi col pulmino da vera band, capito? Cioè, le cose vanno rispettate, certo. No? E questa macchina della polizia che ci ferma, ci fa segno di accostare, entriamo, anzi ci chiudono dentro un'area di servizio. Arriviamo all'area di servizio, ci fermiamo tutti con un panico, perché tutti, oddio, chi ha portato via la roba dall'hotel, sai, tutte queste cose qui. E invece ci dicono, guardate, voi siete il gruppo di Alessandro Bono? Sì. E allora dovete andare di corsa a Sanremo... Ci ha chiamato la Sony non riusciva a raggiungerci perché non c'erano i telefonini. Quindi vi hanno inseguito. La polizia è venuta a beccarci sull'autostrada, la Sony che non sapeva come fare a rintracciarci, ok? Che aneddoto che stai raccontando. È carina, questa è una chicca vera, E per cui da lì abbiamo detto, ma come se, insomma, telefonate a questo numero, chiamate la segreteria, perché, ti ripeto, non c'erano i telefonini. E quindi noi abbiamo chiamato e ci hanno detto, ok, da qui non venite a Milano, andate direttamente a Sanremo, al Palarock. E così abbiamo fatto una mazzata che non ti dico, perché puoi immaginare da Roma arrivare a Sanremo tutta autostrada, di corsa, perché c'era il problema di fare anche le prove, capito? Che eravamo ospiti, quella sera c'eravamo noi e gli Europe. Ragazzi, però è carina, è succulenta. Quindi dobbiamo dire che anche praticamente succede questo agli artisti fermati dalla polizia. La polizia per andare in un altro posto a suonare. Però in quell'attimo lì non è stato fatto l'alcol test. No, ma erano le 9 del mattino, voglio dire, con tutta la buona volontà eravamo tutti sani. Ok, grazie dell'aneddoto che ci hai raccontato. Io volevo un po'...
illustrare un po' la tua carriera in breve. Allora, tu provieni anche da una ultima tournée anche con De Gregori, vero? Il disco nuovo. Sì, l'ultimo disco, sì, la tournée no, perché non mi concedo più, ma nel senso buono, cioè penso che è un tipo di vita che non riuscirei più a fare. Però tu insegni canto a un'accademia milanese. Allora, insegno in 2-3 accademie a Milano, mi piace moltissimo, e quello che posso dirti è che quello che manca in questi anni, sì, mancano degli artisti come Alessandro che hanno qualcosa da dire, ci sono dei grandissimi cantanti, sono tutti tecnicamente perfetti. Però è un po' un gioco al talent. Bisogna trovare quella particolarità, vero? Bisogna trovare la personalità, quella devi averla. Bisogna capire che hai qualcosa da dire al di là del dimostrare che sai cantare, capito? E questo purtroppo si fa un po' fatica a trovarlo. Ragazzi, questa è Lalla Francia ai nostri microfoni. Noi ti ringraziamo di essere stata con noi, aver dialogato in questo sketch di intervista. E niente, andate ad ascoltarla perché... ti si trova anche sui canali mediatici, bene o male. Sì, qualcosa c'è. Su YouTube abbiamo trovato qualcosa sì, dai. Sì, sì, sì. Ok. Ma poi guarda, cioè quando digiti qualcosa, io a volte mi mandano dei link di cose dove ci sono io che non mi ricordo neanche, capisci? Allora, io mi ricordo molto di te perché sei stata nell'ultimo Maurizio Costanzo Show. La corista, sì, 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 della Demo Morsali Band. Esatto, ho fatto 9 anni, tra lì e Buona Domenica 9 anni ho fatto. Da lì poi ho detto ok, basta. It's too much. E mi ricordo il buon Costanzo, vai Lalla. Sì, sì, sì. Questo era lo stacchetto. No, il suo finito era sempre brava Lalla. Ragazzi, Lalla Francia, ai microfoni di Mantra Sound, questo è il The Voice Club Milano. 2-0-3-6 2-0-3-6